Vediamo dove ci porterà oggi la nostra Simona Giacomelli. Oggi mi trovo a Viggianello in provincia di Potenza. Questo delizioso borgo si colloca ai piedi del massiccio del Pollino ed è la nostra prima tappa per conoscere il Parco Nazionale. Un consiglio per un fine settimana all'insegna dello sport, circondati da una natura incontaminata e selvaggia. Il Parco Nazionale del Pollino è il più esteso d'Italia, comprende parte della regione Basilicata e della Calabria. Qui troviamo paesaggi veramente variegati. Ma lei come mai con questa tuta? Con questa tuta perché ci accingiamo a fare acqua trekking, queste sono i waders, una tuta con stivali con i quali si cammina in acqua lungo il fiume Mercure. È una nuova disciplina! È un'attività del tutto nuova che si svolge qui a Viggianello nel Parco Nazionale del Pollino. Siamo attrezzati al meglio, acqua trekking anche per i bambini però. Sì, questo è un percorso adatto alle famiglie, ai bambini, quindi per grandi e piccini. Siamo sempre sul fiume Mercure e i bambini adesso iniziano a risalire in compagnia dei genitori. Quindi percorsi adatti anche alle famiglie. Sì, questo è il percorso proprio, si chiama Easy, adatto alle famiglie. Abbiamo un altro percorso più a monte che invece è per chi vuole provare un'avventura un po' più... È un percorso canyon leggermente più difficile e dove si richiede un minimo di esperienza di montagna. Ecco, qui dal torrente si vede la natura da una prospettiva diversa. Sì, ovviamente sì, perché siamo comunque in ogni momento nel punto più basso della valle, ovviamente dove scorre l'acqua, e quindi guardandoci intorno abbiamo questa visione dal basso verso l'alto della natura e di una fetta di Parco Nazionale del Pollino. La nostra passeggiata in acqua termina con uno spuntino, ma il finale è sempre questo? Sì, offriamo questi prodotti tipici legati al territorio, come i pecorini che vengono prodotti dalle aziende agricole del Pollino, le salsicce e questa particolarità che è il paddaccio, un formaggio ovicaprino tipico di Viggianello. Ecco, le persone che hanno praticato questa disciplina, come devono andare via? Ecco, il ricordo di questa esperienza. Tanto divertimento, relax e benessere. Queste sono le tre parole che devono restare rimanere sempre impresse facendo acqua trekking. Grazie. Il Parco Nazionale del Pollino è ancora tutto da scoprire. A dopo.